qui per Piccardo TV con Mister Dall'Asta, dopo la partita col Carignano, conclusa per 2-0 con le reti di Attolini dell'Aglio, che torna a segnare dopo qualche partita senza gol. Mister, questa partita molto difficile, nel secondo tempo potevamo chiuderla, non siamo stati bravi a chiudere anche se abbiamo avuto qualche occasione, poi sostanzialmente loro buttavano palla e siamo riusciti sempre in controllo a non farli segnare. Quindi partita tranquilla in fondo. Sì, sì, assolutamente. Questa era una partita difficile e complicata, nel senso perché il campo piccolino, poi oggi anche bagnato, contro una squadra fisica che sta bene in questo momento a livello di corsa, veniva da due risultati positivi dopo il cambio del mister, quindi c'erano tante incognite, però la partita l'abbiamo tenuta sempre sotto controllo dal primo minuto fino al 90esimo. Siamo stati bravi a fare gol nel primo tempo. Potevamo arrotondare ancora di più per essere più tranquilli fino a tutta la partita, invece nel finale, sai, 2-0, che è un risultato importante, però loro su una qualche mischia, su qualche corner hanno avuto un'occasione o due, avrebbero potuto riaprirla, però insomma noi abbiamo avuto 7-8 occasioni limpide davanti al portiere, quindi siamo contenti, bravi ragazzi. Possiamo dire che la squadra ha dimostrato di essere un grande gruppo, chi sta fuori, chi gioca, non c'è nessuna differenza, sono tutti importanti, quindi è un segnale positivo anche per il proseguo della stagione, che ci avvicina a impegni molto importanti per il proseguo del campionato. Sì, io credo che questa fosse sia la chiave decisiva per riuscire a ottenere un risultato importante a cui noi ambiamo, insomma. La concordia e il fatto tutti di accettare questo discorso. Gioca chi è un po' più in condizione, chi durante la settimana fa bene, chi anche la domenica riesce a dimostrare qualcosa, e chi non gioca quella partita non è assolutamente una bocciatura, ma è soltanto un momento in cui si dà spazio a qualcun altro, poi la domenica dopo ci sarà spazio per altri giocatori, e quindi questo sembra sia stato accettato in modo positivo e si vedono i risultati. Tutti mentalizzati per un unico obiettivo. Grazie mister, e alla prossima partita per Piccardo TV.